Sì, abbiamo vinto anche questa partita, anche questa sudata fino in fondo, anche questa non semplice, ma però portata veramente a casa con grande determinazione. Rimaniamo imbattuti a San Marcellino, riusciamo a qualificarci per la finale di Coppa Italia, che non era un nostro obiettivo, che non è una cosa particolarmente diciamo prioritaria nel nostro programma, però è veramente un evento che farà crescere la squadra, che darà visibilità alla società, ai ragazzi, e fa molto piacere parteciparci. Nulla, ora, come abbiamo visto, ogni partita di quelle che abbiamo vinto a San Marcellino è stata difficile, è stata vinta con grande suspense, riguardando le squadre nell'ultimo quarto. Questo ci deve far capire che il ritorno, tutte queste partite nel ritorno saranno molto complicate, molto dure. Dobbiamo godere adesso di questo bel risultato parziale, ma sapere che dopo la sosta, dopo le vacanze di Natale, dopo esserci scambiati gli auguri con i familiari, con tutti i nostri amici, bisogna ripartire a testa bassa, perché tutti ci aspetteranno al varco, chiaramente, perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Sì, chiaramente ci deve far riflettere questa partita. È forse la prima partita dove avevamo un pizzico di pressione, dove avevamo veramente la voglia di vincerla a tutti i costi, e questo ci ha un po' bloccato in attacco, ci ha un po' frenato. A riprova che siamo un gruppo che, a parte i ragazzi più esperti, è un gruppo di giovani che devono abituarsi a queste responsabilità, a queste pressioni, e quindi dobbiamo ancora fare tanto, avere tante esperienze di vissuto comune, di gruppo e individuale, per fare un salto di qualità importante. Sì, ha avuto un trauma distorsivo, che ancora non è chiara la dinamica, aveva molto dolore, siamo un po' preoccupati, perché insomma in una giornata così bella, così di festa, dove vorrei sottolineare anche la bella iniziativa del Teddy Bear Toss, cioè tutti i pupazzi gettati al primo canestro da tanti bambini alla partita. Una giornata così di festa, che celebra un nostro risultato importante, c'è un nostro ragazzo che è triste, come siamo tutti noi, perché c'è incertezza su questo infortunio, e ecco, tutti speriamo che non sia niente di grave. Sì, ora tanti auguri a tutti i nostri tifosi, a tutti gli appassionati, a tutti quelli che ci seguono su Facebook, su Instagram, a tutti quelli che ci seguono su Firenze Basket Blog. Auguri a tutti, divertiamoci, godiamoci questi bei momenti, e poi ripartiremo con la difficile partita di Cecina il 7 gennaio, che è già un bel banco di prova.